Salve mondo YouTube, benvenuti in questo video un pochettino più particolare. Allora, vi presento Tremor Games. Cos'è Tremor Games? Tremor Games è un sito dove è possibile ottenere dei punti e con questi punti possiamo richiedere key di giochi scaricabili tramite Steam o Desura oppure Origin. Così è tutto lecito, niente di truffa o quant'altro. Ho preso anch'io vari giochi, quindi vi assicuro che non si tratta di una semplice brufola. Allora, come vedete, io adesso sono al secondo livello. Insomma, si può ottenere coins anche tramite giocando ai giochi Flash, che ci saranno dei piccoli trofei, tipo come ci sono nella PlayStation 3 o nell'Xbox. Quei piccoli trofei da raggiungere e si ottengono dei coins. Infatti, vedete lì ci sono i coins che attualmente ho e vedete ce ne sono parecchi di giochi Flash. Quindi, insomma, se siete un amante o comunque sia volete perdere del tempo, si può fare tranquillamente. Allora, poi quali sono gli altri metodi per ottenere i coins? Sono tramite le registrazioni. Infatti adesso, come vedete, adesso sono andato nella pagina, ci sono registrazioni gratis, ci sono i pagamenti. Adesso questi qua sono più a pagamento, infatti come vedete danno un certo di coins, però chiaramente bisogna spendere dei soldi. Ovviamente io sconsiglio questa cosa, a meno che c'avete soldi da buttare proprio. Sì, perché sono proprio soldi da buttare nel gabinetto, ma io vi sconsiglio proprio dannatamente, non ha senso. No, ma se dovete sprecare soldi per questo sito, c'è 5 euro, andate a spendere da un'altra parte, mangiarvi una pizza. Comunque sia, vedete, poi ci stanno anche quelli per cellulare. Questi, se avete qualche numero da buttare via che non usate più, fatelo, tanto non vi costa assolutamente niente. Mi manderanno un SMS col PIN, lo inserite, apposta, avete guadagnato i Tremor Coins. Poi ci stanno quelli gratis, chiaramente questi vanno per registrazione, bisogna registrarsi, create un'email a casaccio, fatta apposta, così almeno non avrete problemi al riguardo. Quindi, poi ci sono i sondaggi, la stessa identica cosa delle registrazioni gratis. E comunque ci sono tutte varie offerte, tutte varie vari siti da andare, effettuare download e installarlo, acquistare delle piccole cose, registrarsi, che ne so, e depositare 5 euro. Così vi saranno dati i coin. Dunque, tutta una ruota che gira intorno a questi. Poi questi qua sono quelli che un po' più popolari, così vogliamo dire. E così funziona questo sito. Quindi vi raccomando, create un'email a parte, perché sennò vi si riempie la casella postale di pubblicità quanto inutile. E vedete qua ci stanno. Questi qua vi faranno guadagnare, dice che sono i punti rimasti, ma comunque sia tutto. Queste sono le task che vi faranno varie domande. Onestamente ancora non ho mai capito come funzionano. Sono varie domande che bisogna rispondere correttamente, ma essendo in lingua straniera ancora non percepisco per bene. Onestamente manco mi ci impegno a tradurre. Non è che ci butto tanto tempo su questo sito, cioè quello forse quell'oretta al giorno che mi ci dedico un attimino per vedere che cosa c'è, ma finisce lì. Poi ci stanno anche i video che faranno guadagnare quei 5 punti, basta dare la visualizzazione al video, avete guadagnato quei 5 punti, forse quelli sono quelli un pochettino più semplici. Poi questi sono i giveaway, sono dei piccoli concorsi che si fanno, bisogna raggiungere un certo determinato, vedete io comunque i punti ne ho fatti abbastanza. E quello è, bisogna aver fatto un buon numero di punti a partecipare e avere culo. Poi ovviamente invitare amici, sì, ottengono punti invitando amici, loggando ogni giorno, e poi ci sono questi trofei. I trofei sono forse quelli un pochino più ardui, ma comunque vedi, avere amici, fare 500 gameplay, guadagnare 10.000 coins, tutte stronzate varie che ci stanno, che alla fine, insomma, forse giusto con il tempo, con una mesata, può essere che queste che raggiungete una cosa. Comunque vediamo il Tremor Shop. Il Tremor Shop, comunque, questi sono gli ultimi giochi inseriti. Vedete, non è che comunque sia giochi insomma, Sleeping Dogs, Mass Effect 2, Zombie Driver, comunque sia i giochi Dragon Age. Vedete, c'è Dragon Age, Fable,
Comunque non è che sono giochini da poco, comunque sia certo, bisogna fare un parecchi punti per arrivarci, ma comunque se sono, si può arrivare, non è che è impossibile, certo io in un posto di 2 settimane ho fatto questi 6200 Tremor Coins e senza... Sì, mi sono dedicato un pochettino, non è che ho detto quell'oretta al giorno in 2 settimane, me li sono fatti tranquillamente con registrazioni, senza spendere un soldo, non ho speso manco una lira, sia chiaro. vedete, poi insomma ci sono i vari campi di ricerca, questi sono quelli là che costano un pochettino meno, poi che ci vediamo, ho preso Demigod, poi ci ho preso Defcon. Ho preso Magica, però no, questo è DLC. Ho preso gioco di base italiano. Questo è l'unico gioco inglese, Demigod, che è in inglese. Poi vedi, ho preso questo, Miner Wars 2081, Crayon, questo gioco boh, non so ancora, non ho mai provato, Dota 2. No, comunque ci sono parecchi giochini interessanti che uno può acquistare e giocarci tranquillamente. Che poi vi invieranno o un messaggio sulla casella postale qui sul sito, oppure vi manderanno un'email su quella che vi siete registrati, insomma, poi dovete inserire nel profilo la vostra email, dove appunto vi manderanno il messaggio che o vi hanno mandato un messaggio direttamente qui sul profilo dove voi andate a vedere la chiave, il seriale, oppure vi manderanno la gift direttamente su Steam. Vedete, poi qua ci stanno le gift card, vedete i punti su Eevee, Xbox, Amazon, Steam, League of Legends, comunque varie cose che comunque non sono facili da raggiungere, ma comunque sia. Nezzo roba da poco, ho detto, basta dedicarsi un'oretta già non è che fa male, insomma, basta avere un pochettino di tempo a disposizione e a posto. Questo è il profilo mio, vedete, non date badate all'immagine, quelle di default. Vedete, ho fatto comunque sia alcuni. Ho giocato un pochettino alcuni giochi, ho preso vari premi, ma comunque se sono quelli tutti facili da fare, cioè si fanno in una giornata, mamma mia, giornata, in 2 ore fa tutto, senza problemi. Qui poi ci stanno gli item dove appunto stanno tutti i giochi oscuro, le key, perché non si sa mai, siete un po' bastardi, su internet ci stanno i bastardoni. Come vedete, ho acquistato parecchi giochini. L'unico che mi è costato di più è stato Terraria, che è stato 2250 Tremor Coins. È stato quello che mi ha fatto più spendere di più. Sto stronzi di Terraria. Però vedi, italiano ce l'ho a posto. Ero curioso di averlo, di giocarci. E ok, poi che dire, non c'è più niente da dire. Comunque sia, questo è le offerte. Questi sono quelli, i Tremor Coins guadagnati. Vedete, poi potete fare qualche ticket di assistenza perché se non vi l'hanno dati potete richiedere. Comunque sia una verifica di avvenuta verifica. Mi raccomando, fate gli screenshot. Comunque sia, create prove che attestano questa cosa. E niente, ragazzi, io ve lo consiglio. Vi lascerò un link in descrizione di chiaramente che mi fate guadagnare punti a me. Quindi registratevi. E niente, questo è tutto. Non c'è altro da dire, mi raccomando. Registratevi. Un'oretta al giorno non fa male a nessuno. E ci vediamo al prossimo video.